Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione, al sito www.rinascere.net, trovi vari pacchetti di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Cosa pensa una donna quando uno zerbino cambia totalmente modo di porsi con lei? Tra parentesi, per zerbino io intendo persona, ragazzo, uomo, quello che è, che si inzerbina, appunto, fa tutto per la ragazza, le concede ogni cosa, insomma, l'uomo medio, l'uomo che si fa calpestare pur di arrivare a lei. Giusto per intendersi, chiusa parentesi. Se uno zerbino sta guardando questo video o tu ti sei sentito a tua volta zerbino o attualmente stai conoscendo una ragazza e ti comporti come uno zerbino, potresti di punto in bianco decidere perché vedi un mio video, perché fai una consulenza con me, perché capisci che devi cambiare, metti in atto un comportamento totalmente diverso, anzi addirittura agli antipodi perché è l'esatto opposto dello zerbino. Come la ragazza prenderà questa cosa una volta che è abituata appunto a te che ti comporti da zerbino? Anche qui può prenderla in due modi. Il primo rimane piacevolmente stupita della cosa e dice: cavolo, ha tirato fuori le palle, mi piace, e scopre così un rinnovato piacere nel parlare con te perché ha capito che non sei più la personcina piccola che l'aveva contattata, ma sei una persona che ha tirato fuori le palle e che le piace, quindi accetta molto contenta e dice: bene, andiamo avanti. Cioè, non ti scarica. Più che bene, andiamo avanti, dice: ok, non lo scarico perché mi sta dimostrando cose, spero che sia coerente. Quello è il passo successivo per vedere se questo comportamento è dato solo da un momento perché te l'ha detto un amico, magari più bravo, magari io, o uno che un pochino sa quello che dice, oppure se effettivamente è una cosa che ti è entrata in testa e da lì a poi cominciare a farlo. Comunque sia, diciamo, la prende bene. La seconda opzione che può capitare è la seguente: la ragazza non è abituata a questo, non tanto perché non è abituata a tu che ti poni non da zerbino come l'hai abituata, ma essa stessa è abituata da decine di zerbini che l'hanno crogiolata in mezzo a tanta zerbinaggine e non è abituata a un uomo tosto, uno che dice in faccia le cose, uno che non si sbilisce, che non striscia, che non fa lo zerbino, che non le dà mille attenzioni, eccetera, eccetera. Quindi come la prende? Non se ne capacita e pensa: ah no, ma come si permette questo qua a mancarmi di rispetto? Perché secondo lei è mancanza di rispetto. Come si permette a non strisciare? Io sono bella e sono figa e lui deve seguirmi, deve fare tutto quello che voglio. Ecco, quando non lo fa, questa cosa la lascia un attimo interdetta e le fa pensare: oh mio Dio, che succede? E a volte può diventare caso uno, quindi si stupisce e positivamente questa cosa le piace, le fa solo che piacere e ti sceglie rispetto agli altri, oppure caso due non accetta proprio perché lei vuole solo circondarsi di uomini zerbini perché ne ottiene una serie di vantaggi già citati in altri video, vattene a recuperare. Semplicemente cosa fa? Non accetta questa cosa. E quando nota che c'è uno forte almeno quanto lei, se non di più, semplicemente siccome non riesce a sostenere l'ingaggio battaglia, se così vogliamo, della chat, dice: no, no, basta. Oppure gli risponde male, non gli risponde più, perché sente che è diventata faticosa stavolta e non è più quella persona che aveva avvicinato lei, ovvero la persona disposta a sbavarle dietro senza alcun tipo di impegno e che a lei non costa nessuna fatica. Ecco, trova una persona che non è così e siccome non la stava cercando, l'abbandona e dice: no, questo qua non fa più cagare, non devo più aggiungerlo al cesto delle persone che mi fanno la corte perché lui ormai ne è uscito da solo, è diverso, non mi serve più. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari pacchetti di miglioramento che ho creato per voi, scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.